35 Perus, uno per ogni minore morto nella strage del barcone naufragato a pochi metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro, sulla costa ionica della provincia di Crotone. 35 minori su 94 vittime. Ed oggi, 26 febbraio, come un anno fa, su quella stessa riva non c'erano frammenti della barca naufragata, non c'erano corpi senza vita uccisi dall'annegamento e dal freddo. C'erano tante persone, parenti delle vittime sopravvissute al naufragio, per ricordare con una veglia quei migranti morti a pochi metri dalla Speranza. Erano le 4 del mattino quando il barcone, a causa del maltempo, si è schiantato contro un banco di sabbia. E alle 4 del mattino di oggi, su quella stessa riva della strage dei migranti, è iniziata la veglia per fare memoria dei 94 morti. Roman Daniel Hamidi, afghano, ha perso un cugino in quel naufragio. Oggi sono qui per commemorare le persone morte in quella catastrofe, ma ha denunciato anche per chiedere giustizia per i mancati soccorsi. Con una telecamera termica le autorità avevano individuato quel barcone, sapevano che c'erano tante persone a bordo. Quelle persone hanno aspettato i soccorsi, ma sono morte. Perché qui con tutta la famiglia oggi? Questa è la nostra spiaggia, la spiaggia di tutti, dove noi d'estate veniamo qua a fare il bagno. E quindi è la spiaggia di questi bambini e loro devono ricordare per sempre, che bambini come loro non devono vivere questo, possono dover prendere un aereo e arrivare qui in sicurezza. Il Mediterraneo si conferma essere un mare molto pericoloso, sono 29.000 le vittime negli ultimi 10 anni e già oltre 160 dall'inizio dell'anno. Bisogna sicuramente fare qualcosa di più, c'è la possibilità di fare qualcosa di più, bisogna rafforzare i sistemi di ricerca e salvataggio.